not the only one I know. I've been trying to get it on my own. I've been digging way down low. Look like I got my hair all alone. You not the only one I know. Oggi vi presento una nuova linea di spettroscopi, che è lo Spectre USB della ditta Coma di Adriano Lolli, e che è composto da uno spettroscopio a fenditura con reticolo, che è questo, ed è dotato di vari accessori che vedremo uno per uno nelle varie puntate. Innanzitutto lo spettroscopio USB è uno spettroscopio a reticolo a 600 linee, molto preciso, e che può essere collegato con un computer e utilizzato con un software gratuito che viene dato in dotazione, e lo spettroscopio viene già dato precalibrato, quindi può essere utilizzato immediatamente. Poi vedremo nel dettaglio come fare. Insieme allo spettroscopio vengono dati una numerosa serie di accessori, che sono per esempio un anello per poterlo montare su un piccolo cavalletto da tavolo, per poter essere utilizzato in uno studio fotografico, per esempio per analizzare le luci durante la sessione fotografica. C'è un naso, per esempio, da 31,8 mm che verrà utilizzato per montarlo con vari accessori. C'è un altro naso con una superficie in gomma in cui è possibile appoggiare dei filtri fotografici, per esempio, per verificare la trasparenza, la riflettanza di ogni filtro e vedere qual è il più adatto per ogni sessione di ripresa. Viene fornito questo particolare accessorio, che è questo porta cuvetta, dove può essere inserita una lampada di illuminazione che ha una spia di controllo che viene inserita dentro. Dentro si possono utilizzare delle cuvette come queste. Queste cuvette sono di vetro ottico, quindi con superficie di vetro ottico, con piani paralleli, e hanno un lato opaco per consentire la perfetta trasmissione della luce lungo l'asse. Queste cuvette vengono inserite dentro il portacuvetta in questo modo. C'è un inserimento da fare, e poi quindi viene inserita la lampada, per esempio, e poi è possibile chiudere con un tappo che o a pressione oppure a vite per una maggiore chiusura. Dalla parte opposta si attacca lo spettroscopio, quindi portacuvetta con cuvetta, quindi abbiamo dei portacuvetta singoli e abbiamo anche il portacuvetta da 4 posizioni, e poi abbiamo una cosa molto importante, che sono le lampade di calibrazione, quindi è possibile utilizzare queste lampade che sono a laser, e ogni lampada viene certificata a 1/10 di angstrom, quindi per esempio questa è 5320,6 angstrom, quindi questa è la lampada. Questa invece, per esempio, è da 6544,4 angstrom, e ce n'è una terza per i tre colori principali, quindi il verde, il rosso e il blu, da 4011,3 angstrom. Ogni lampada di calibrazione naturalmente sarà differente, ognuna verrà certificata singolarmente. E perché avere più lampade di calibrazione? Perché per calibrare uno spettroscopio servono almeno 2 punti. La terza lampada, diciamo, può essere utilizzata come punto di riferimento e controllo delle precedenti calibrazioni. Quindi, ripeto, uno spettroscopio da banco molto importante, facile da usare. Può essere utilizzato, per esempio, per analizzare dei liquidi. Possiamo mettere, per esempio, dell'acqua, verificare se nell'acqua c'è del sale o dei cristalli o degli altri componenti. Può essere utilizzata per analizzare l'olio d'oliva, oppure per verificare per esempio il contenuto nel sangue di alcuni componenti. La risoluzione del nostro spettroscopio è di circa 1,2 angstrom per pixel, e quindi diciamo è un spettroscopio, possiamo definirlo, in alta risoluzione, non in altissima ma in alta risoluzione. È un telescopio da banco, molto leggero, si autoalimenta con la porta USB. Non c'è bisogno di nessuna installazione, perché viene riconosciuto automaticamente dal computer, e quindi può essere utilizzato immediatamente all'acquisto. È molto semplice l'utilizzo per le cuvette, del portacuvetta, che può essere aperto per la pulizia interna nel caso usaste degli oli che potreste sporcarlo dentro,
gli illuminatori. Ognuno di questi accessori viene fornito separatamente e ne vedremo poi in particolare l'utilizzo nel dettaglio. Insieme allo spettroscopio viene fornita una pratica valigetta dove contiene gli accessori e una guida rapida dove ti consente di vedere rapidamente come utilizzare questo spettroscopio, dove scaricare il programma gratuito concesso e riceverete poi per email il file di calibrazione del vostro spettroscopio, perché ogni spettroscopio naturalmente fa a sé. Bene, io vi aspetto nelle prossime puntate dove vedremo i singoli componenti di questo sistema SPEC 3, per poter vedere come utilizzarlo al meglio e in quali condizioni. Vi ringrazio e alla prossima. You're not the only one I know. I've been trying to get it on my own. I've been digging way down low. Look like I'm out here all alone. You're not the only one I know. I've been trying to get it on my own. I've been digging way down low. Look like I'm out here all alone. Searching now. Go peace of mind, but no peace of mind. I need a